che non ad altri tipi di... Cioè, la sicurezza in un vostro salone è molto simile, garantita sicurezza è molto simile di quella che garantì la sicurezza in un ambulatorio medico, in un ambulatorio odontoiatrico, perché appunto voi curate la persona, avete la prossimità e fate delle, appunto, delle manovre che comunque possono essere particolarmente a rischio. E quindi c'è la doppia valenza di garantire la sicurezza al cliente, ma soprattutto garantire la sicurezza all'operatore, che durante una giornata vede 20 clienti diversi e non conoscete lo stato infettivologico di questi clienti. Quindi la mia proposta è quella: se scegliamo uno o due postazioni, magari su Bari perché mi risulta più facile, io molto volentieri passo un'oretta con voi, mi fate vedere come fu, qual è tutta la procedura di... come funziona, quali si fa così, così e così per garantire la sicurezza. Voi ragionate insieme con me, mi date suggerimenti, io do suggerimenti a voi. E secondo me riusciamo davvero a creare questo manuale di sicurezza che io purtroppo fino ad adesso non ho visto a livello nazionale. Magari se voi nel frattempo vi potete procurare qualche bozza attraverso le vostre categorie di rappresentanza, partiamo da una bozza, lo miglioriamo. Insomma, io sono felicissimo di dare, diciamo, il mio contributo come esperto di igiene ospedaliera, che ovviamente si assomiglia un pochino a quella che potrebbe essere la sicurezza nel vostro campo. Voi mi date le specificità e la fattibilità di alcune procedure nelle vostre pratiche e credo che possiamo arrivare molto presto, perché qua si tratta ovviamente di accelerare i tempi. Possiamo arrivare presto davvero poi a dimostrare che effettivamente si può aprire in sicurezza e che non c'è problema né per il cliente né per gli operatori. Scusi, posso intervenire, professor Lopano? Vabbè, Posso ma se chiedere qualcosa? interviene liberamente, chiedo se si Posso? prego. No, ci sono 10 iscritti a parlare. Allora, possiamo Naturalmente magari possiamo leggere parlare tutti se... l'ordine che avevamo dato, grazie. Sì, c'è l'ordine. Allora, c'è Donato Pentassuglia e Pino Riccardi poi. Naturalmente proviamo, come ha detto il Presidente, ad evitare di ripeterci negli interventi. No, c'è... Passante con partigiano De Candia, De Lucia, De Lucia, Nicoletta De Lucia. Va bene, scusami, scusami, ma io...